Eccoci qua di nuovo in diretta, maestro Tommasi. Sono. Eccoci, intanto un'altra notizia: due giornate di squalifica per Osvaldo e per Cassetti, una per Gago. Cassetti per aver rivolto all'assistente un'espressione insultante, Osvaldo per aver colpito con il pallone non a distanza di gioco un avversario con un calcio ad una gamba, infrazione rilevata dal quarto uomo, mentre Gago era andato in diffida e l'ammonizione. Capisco quella per Osvaldo, ma quella di stupidità che a un calciatore non andrebbero perdonati. E posso capire quella di Osvaldo, ma Cassetti, allora in Milan Juventus quante persone devi squalificare allora per espressioni insultanti all'arbitro? Non ci credo che quando è stato annullato il gol a Muntari sono andati lì a fare signor arbitro, la prego, la palla era entrata in, no, oltre l'area. No, però io rovescerei il discorso. Ma per quale motivo un calciatore deve rischiare di prendere due giornate di squalifica o una giornata o quello che vuoi per una cosa che non ha nessuna giustificazione? Tutta gente che è professionista da tanti anni, soprattutto in alcuni casi è gente che sono anni e anni che gioca in Serie A e che quindi per quale motivo devono danneggiare la propria squadra, ma non lo so, francamente a me mi sembra... Intanto Gagliani ha ammonito con diffida, possa significare. Quello gli fa andare di traverso la cena. Questa è un'opera d'arte, veramente. Ma se poi viene espulso, che succede? Non può entrare nel suo stadio per una giornata? Andiamo, come funziona? Niente. È tutta la vita che diciamo che i provvedimenti nei confronti dei dirigenti non hanno nessun significato. Rino, su De Rossi, che idea ti sei fatto? Ne abbiamo parlato. L'idea che mi sono fatto è abbastanza semplice, nel senso che secondo me mi piacerebbe sapere anche quanto è stato il ritardo, ma ripeto, fino ai 10 minuti secondo me non andava preso nessun provvedimento, cioè c'è stato soltanto secondo me l'esibizionismo dell'allenatore che ha voluto approfittare per far capire che con me non si scherza, e questo fatto sta determinando una spaccatura nell'ambito della tifoseria della Roma, perché ci sono disposti a un'apertura di credito incondizionata a Luis Enrique e altri che approfittano di questa situazione naturalmente per manifestare il loro dissenso dall'allenatore che non gli piace per altri motivi e non per questo motivo, ecco. Quindi tu non sei d'accordo con la scelta di Luis Enrique, mi sembra. No, non sono assolutamente d'accordo, ripeto, in Italia il ritardo in Italia, che è una parola che non ci dovrebbe essere nel vocabolario italiano. Anche perché poi danneggi la tua squadra, no Rino? È quello, ma io quello lo posso anche ammettere, cioè la coerenza totale, e quindi dice anche a costo di averne degli svantaggi, però affermo un principio. Ma secondo me non è importante un ritardo di 10 minuti alla riunione, che adesso è un'invenzione questa riunione tattica o quello che è. Una riunione tecnica, perché però c'è sempre stato, cioè nel senso... Sì, è... c'è stata, ma perché sentiamoci prima della partita, lo fanno tutte le squadre in tutti gli sport, mica soltanto nel calcio, ecco. Ma non può essere però per un allenatore che fa di tutto ciò che riguarda lo spogliatoio qualcosa di sacro, quindi anche riunione tecnica un motivo Hai detto la parola giusta, secondo me per Luis Enrique è più sacro di quello che dovrebbe essere, ecco. E secondo me lui approfitta di questa situazione per un'affermazione di principio che vuol far capire che la musica è cambiata, adesso che ci sono io le cose vanno diversamente. Ecco. Secondo me c'è un eccessivo esibizionismo da questo punto di vista. E la voglia di dimostrare di avere il coso più duro degli altri, adesso detta in maniera volgare, però è quello. Certamente lui ha adoperato questa situazione per un'affermazione della quale secondo me non ce n'era bisogno, ecco, poi ripeto. Sì, io sono d'accordo con te. Intanto Rino, sembrerebbe prossimo l'esonero di Claudio Ranieri, che ne pensi? Vabbè, ma purtroppo aspettate che Moratti non approfitti per cambiare un'altra volta l'allenatore. Secondo me è un'idiozia cambiare l'allenatore, perché il campionato dell'Inter ormai è andato a donne di malaffare.
o no? Insomma. Come possiamo dirti di no, Rino? Adesso dimmi se c'è un modo col quale potremmo dirti di no. Col quale potremmo convincerti del contrario. È impossibile. No, voglio dire, ormai il campionato è quello che è. Che genio totale. Arrivi quarta piuttosto che quinta o terza, non cambia molto. Anche perché ormai sono proprio i numeri che lo condannano a Ranieri. 11 sconfitte su 25 partite. Sì, quindi mai così male nella storia dell'Inter. Ma che cosa risolve cambiare? O l'Inter ha già in mente il nuovo allenatore e quindi vuole anticipare. È difficile i tempi, adesso, però. Ed è inutile che aspetti la fine del campionato, perché non risolve nessun problema, insomma. Ranieri concluda questo campionato e intanto l'Inter rifletta su quello che vuol fare da grande, ecco. Certo che Ranieri sta facendo poco però per convincere Moratti a rimanere. Ieri anche un'altra opera d'arte, quinto modulo Ranieri consecutivo. Ma Ranieri pensa di aver fatto tutto giusto, pensa di non avere sbagliato nulla, anche se non lo confesserà neanche sotto tortura. Lui è convinto di aver fatto tutto per il meglio. Anche se magari dentro... Oddio, per le sue qualità lo sta facendo, eh? Com'è? Per quelle che sono le sue qualità lo sta facendo. Vabbè, questa è un po' di cattiveria, dai, sì, no, è un pizzico di cattiveria in più del necessario. Però, voglio dire, io secondo me, ecco, cambiare oggi l'allenatore dell'Inter è la più grossa fesseria. Ma d'altra parte, Moratti ne ha collezionati un tale numero. Io insomma l'ho sempre definito il peggior presidente d'Italia, quindi un'opera d'arte di quello. Allora, il giudice sportivo, secondo me, Rino, meriterebbe un giorno un approfondimento, perché a volte fanno delle cose, scrivono delle cose che... Allora, il giudice ritiene che il Muntari meriterebbe un'opportuna sanzione, ma non sussiste la prova circa l'intenzionalità lesiva. È vero, era forse educativo quello. Sì, perché gli ha dato prima una gomitata da dietro, poi si è girato e gli ha dato un gancio destro, però non è detto che sia intenzionale. Non è detto che l'abbia fatto per fargli male, magari soltanto per richiamarne l'attenzione. Immagini poco educate, ecco, ma insomma Muntari è rimasto un po' allo stato brado, ecco. Sì. O no? Sì, assolutamente. Quindi proprio così. No, lui è rimasto proprio così, quello che è, ma lui perde, un altro da questo punto di vista che non impara mai, che è cretino, perché lo era a Roma e lo è anche a Mexes. Infatti l'errore, il pugno di Mexes dell'altra sera è il più stupido sono stati fatti nel finale di partita. Ne sono stati fatti tanti, ma quello di Mexes è il più stupido. Tu pensa, lui quest'anno ha fatto 9 partite con il Milan, tenendo conto di tutte le competizioni, in campionato ne ha fatte 15 in tutto, di cui 9 in campionato. Ecco, su 9 partite lui già ha collezionato 3 giornate di squalifica. Cioè, che è un terzo. No, ma Mexes si era capito anche quando giocava a Roma. Ma che è stupido. Che poi, tra parentesi, il pugno di... È quello il problema. Infatti questi giocatori non andrebbero squalificati per quello che hanno fatto, ma per stupidità. Cioè, non c'è proprio dubbio. Capito, non giocherebbe più nessuno allora. Se sei stupido non meriti di giocare. Rino, in ultimo, che ne pensi di Buffon che ha detto... Io non l'ho visto che era retata, ma non l'avrei mai detto. Buffon, dal momento che si è costruito l'immagine di bravissimo ragazzo e di persona per bene, fa bene a sfruttarla e quindi si permette di questi atteggiamenti e di queste dichiarazioni, ma ha semplicemente fatto quello che avrebbero fatto quasi tutti gli altri giocatori italiani. Certo, però che cozza un pochettino con quello che aveva detto qualche partita fa. Ma tu vuoi chiedere anche la coerenza? Lo so, è una pretesa di troppo, perché lui disse: negli incontri collegiali si chiede sempre collaborazione e io la do. Ma con l'Udinese... collaborazione? Se non ti conviene non collabori, e se no collabori. Quando non costa nulla, collabori. E quando... andiamo. Rino, ti ringraziamo, ci risentiamo domani. Va bene. Un abbraccione, grazie. Chissà se cambio qualche altro allenatore. Chissà, staremo a vedere. Arrivederci.